Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi parlerò di credere o non credere, di fidare o fidarsi o non fidarsi dell'ipnosi di CS vera e professionale. Parti dal presupposto che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847 e che lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla per chi se lo ricorda, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva ben 12. E inoltre, come se non bastasse, negli ospedali italiani si usa l'ipnosi per l'anestesia anche negli ospedali di tutto il mondo. Per cui in tutto il mondo, anche se non è pubblicizzata, anche se la televisione, i mass media ne parlano pochissimo, per dire 1% dell'informazione, ma neanche lo 0,1% dell'informazione mondiale parla di ipnosi. Perché negli ospedali italiani si chiama in questo caso ipnosi medica? Si usa l'ipnosi per l'anestesia. Si usa l'ipnosi per l'anestesia per le persone che sono allergiche ai farmaci dell'anestesia, sono intolleranti, per cui se devono subire delle operazioni di alta chirurgia, come l'asportazione di un tumore, eccetera, eccetera, non è possibile farlo se non si eliminano i dolori. Ora, l'ipnosi vera e professionale, per chi non te l'ha detto, può eliminare, può aiutarti ad eliminare con il potere della tua mente tutti i dolori esistenti nel tuo corpo, che tu ci creda o no. Fai una ricerca su internet, vedi gli ospedali di Parigi, Bruxelles, Milano, il San Raffaele, eccetera, 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 e te ne accorgerai, per non parlare di America, Los Angeles, dove è molto più diffusa. Poi, altro discorso è chi può usare l'ipnosi per medica. In questo caso in Italia la possono usare soltanto i medici, che sono anche ipnologi, cioè esperti di ipnosi, come c'è anche su Voyager, su Rai 1, vedi la trasmissione Ipnosi, il dottor Facco, eccetera, eccetera, che ipnotizza una signora anestesista all'ospedale di Padova, e professore all'università pure di Padova, eccetera. Professor Facco, che ha scritto anche un bellissimo libro che ti consiglio di comprare, di leggere, Meditazione e ipnosi. Mentre all'estero la possono utilizzare anche negli ospedali personaggi non medici, quindi ipnologi, tout court, non del settore della salute, sempre però collaborando, accompagnandosi in tutta Europa la stessa musica con medici. E quindi, anche se riguarda la medicina, possono utilizzare, appoggiarsi su consular, mental coach, life coach, ipnologi, professionisti dell'ipnosi che non sono medici o psicologi o psicoterapeuti. In Italia c'è un'altra legislazione, anche se in tutta Europa è un'altra musica. Detto ciò, ora ti faccio una domanda: se tu non ti fidi dell'ipnosi perché hai visto Giucas Casella, hai visto l'ipnosi da film, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film horror, perché questo è il pensiero comune, ti faccio una domanda: se si usa negli ospedali, se la Chiesa la riconosce, se l'Associazione Medica Mondiale la riconosce, se i personaggi più famosi di questa terra, campioni sportivi come Rossi, no? Il vocatore, se dovevi Voyager te lo dice in Italia, ma anche altri, Michael Phelps, compagnia bella, utilizzano di fatto l'ipnosi vera e professionale, Bruce Willis, Britney Spears, Henry Ford, Sylvester Stallone, tutta sta gente famosissima che usa l'ipnosi vera e professionale. Attenzione a cosa ti sto dicendo. Secondo te, e si usa anche negli ospedali, secondo te perché non devi fidarti? Perché ti comporti come facevo io tanti e tanti anni fa, quando ero uno studente senza una linea in tasca, perché diffidavo e pensavo il peggio del peggio sull'ipnosi, come se fosse arte di stregoneria, arte di manipolazione, arte di sataneria o sette. Oggi hai un grande vantaggio rispetto a 30-40 anni fa, io ce n'ho 53, che puoi documentarti sul cellulare, in tutte le lingue, per cui puoi andare a capire cos'è l'ipnosi vera e professionale, e soprattutto l'ipnosi di CS vera e professionale.
che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film o l'ipnosi paura. Ok? Tutto ciò che vedi su internet, l'ipnosi shock, l'ipnosi su tutte cose che non hanno nulla a che vedere con l'ipnosi vera e professionale, perché l'ipnosi vera e professionale lavora per obiettivi a fin di bene e non spaventa, non fa paura. È il potere della tua mente, anche se qualcuno cerca di far passare l'ipnosi come poteri personali, non è vero nulla. E lo dice il sottoscritto che si autoipnotizza da più di 12 anni, H24, anche in questo momento sono ipnotizzato e non sembra. Che significa essere ipnotizzato? Significa essere 100% lucidi, con più energia, con più forza, con più voglia di fare, con più focus, con più equilibrio, con più calma, reagisci meglio alle situazioni anche brutte, non perdi la pazienza in un nanosecondo. E poi il metodo DCS, di ipnosi DCS vera e professionale, parte da audio MP3 DCS creati ad arte, ad hoc, con delle suggestioni, delle parole veramente pulite, trasparenti, naturali, ma create ad arte, ad hoc, che risolvono un problema alla volta e che se segui le istruzioni alla lettera, molto facili, alla prova di un nonno, di un pigro, di un idiota, tu inizi a cambiare punto di vista, ma lo fai a livello spontaneo, come se fossi rinato oggi. Io mi ricordo la prima volta nel 2008 con la dottoressa Rina Brunini, che ha salvato mio padre su Skype online a più di 11.000 km di distanza da Los Angeles Beverly Hills. Mio padre colpito da un ictus, da una paralisi fulminante che lo paralizzò per metà del corpo, la parte destra, e che stava buttato nel letto con piaghe di decubito da più di un anno e mezzo, quasi due, dove la medicina tradizionale, il medico curante, i neurologi, tutti gli specialisti, ho speso un botto di soldi, te lo giuro, e dicevano che non c'era nulla da fare, non che dovesse morire, attenzione, ma che non si poteva, non poteva tornare il papà di una volta, non poteva più camminare, non poteva fare nulla di nulla di nulla. Mi avevano consigliato, avevano dato a mio padre soltanto dell'anticoagulante perché non peggiorasse la situazione. E se io all'epoca ero un ipnotista autodidatta, avevo letto più di 2000 libri, ero partito da scettico, diffidente come San Tommaso, e sono anche oggi San Tommasiano, se non vedo, se non tocco, non credo. In più c'era l'aggravante della paura, ero molto impaurito dall'ipnosi, mi affascinava ma mi allontanava perché, figlio di una mezza suora mancata, mia madre, non volevo che qualcuno mettesse le mani nella mia mente, non volevo che mi si manipolasse, non volevo passare da una religione all'altra, non volevo insomma mettere le famose corna del diavolo. Queste erano tutte lucubrazioni 18-20 anni, quando vedevo certi spettacoli, certi film, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vedevi questi film di zombie, no? E perché? Perché qualcuno, io non voglio dire i poteri forti, ma lo dico, i poteri forti hanno interesse che farti passare l'idea che l'ipnosi è negativa, che la parola sia negativa, quando non è vero nulla. Se io, anche la TV fa ipnosi, i mass media fanno ipnosi, la gente che ti circonda fa ipnosi. Che cos'è l'ipnosi? L'ipnosi non è altro che un rilassamento della mente e del corpo, quindi mente e corpo si rilassano, e quando si è in questo stato che molti chiamano trance, ma qui c'è da scrivere tre enciclopedie, vissute sulla mia pelle da più di 12 anni, e arriveremo piano piano anche a capire e a scoprire cosa, che succede quando si è in questo stato di rilassamento leggero profondo. Non è importante tutte le distinzioni che fa l'ipnosi conformista e commerciale, non è importante, te lo dico io. Che cosa succede? Che tramite suggestioni, cioè parole positive create ad arte, ad hoc, frutto di tante esperienze sul campo, pratiche, si cambiano le immagini da negativa a positiva e si vede la luce. Significa che quasi quasi tu avessi il telecomando nelle mani e cambiassi canale. Se tu ti corichi triste la mattina, ti alzi felice. Se ti corichi pieno di paura la mattina, ti alzi coraggioso, forte, spontaneo, ami la vita, ami la nuvola, ami, te lo dice un ex negativo, un ex pessimista, un ex fumatore con tre pacchetti di sigarette all'attivo ogni santo giorno, un ex
che prendeva i baci di Perugina, li accartocciava, le famose frasi positive le buttava nel cestino. Quindi un ex che aveva paura anche di chi avesse accennato alla parola ipnosi. Ecco chi ero io, la persona più negativa di questa terra, uno studente lavoratore che ha fatto 1001 lavori umili dalla mattina alla sera, anche al mercato bestiame di Modena vicino Milano alle 4 di mattina fino a mezzogiorno l'una, a pulire i camion bestiame che provenivano dall'Olanda per le famose 60.000 lire per camparmi a Modena, uno studente lavoratore che odiava la vita, che ce l'aveva con il Padre Eterno, con il destino, con tutto e tutti. E poi un bel giorno ho scoperto che grazie alla mia mente e all'ipnosi vera e professionale me ne sono uscito e ho cambiato radicalmente la mia esistenza. Oggi grazie a Dio ho tantissime attività nel mondo, i miei affari superano le 9 cifre e da più dal 2008 utilizzo l'ipnosi su di me, l'ipnosi vera professionale, la V maiuscola, e su tutte le mie attività in Italia e all'estero. E dopo, dal 2008, dopo 10 anni, ho deciso di mettere la mia faccia, mettermi in gioco, non tanto per fare soldi, perché sto bene per le prossime 37-40 vite future, grazie a Dio, ma per darti la possibilità, a prescindere da me, per ispirarti o ad andare ad approfondire il discorso ipnosi vera e professionale da una persona seria, accreditata e non da Strisce la Notizia, e cambiare anche la tua esistenza, perché oggi, o quella del tuo caro possiamo dire, perché l'ipnosi DCS vera e professionale funziona anche per chi non vuole, per chi non può. Mi riferisco a vecchietti buttati nel letto da tanti anni come era mio padre, il quale non partecipava, non ascoltava, non rispondeva, non vedeva niente di niente di niente, eppure ha funzionato. Mio padre è campato altri 10 anni, è morto 2 anni fa, e zoppicando con il bastone, però ritornando alla vita, a ridere, a scherzare, a parlare con gli amici, con la moglie e compagnia bella. E se non fosse stato per l'ipnosi vera e professionale, mio padre sarebbe morto di lì a poco, per tanti motivi, perché quando ti colpisce l'ictus, io mi riferisco all'ictus ma anche a tante altre problemi che non hanno cura, che non hanno soluzione per la medicina tradizionale, mi riferisco all'acufene, alla psoriasi, alla vitiligine, all'ansia stessa, possiamo dire, ragazzi, all'ansia stessa. Quante persone tu conosci, bambini, adulti, anziani, che non vogliono spostarsi da casa, che non vogliono il tuo aiuto, che non vogliono l'aiuto né online né offline di un guru? Sta gente oggi come oggi nel mondo è lasciata al suo destino. Ora con il mio metodo tu la puoi aiutare anche se loro non vogliono, e sempre a fin di bene, sempre sotto la tua responsabilità. Se segui le istruzioni è molto facile, a prova di un nonno, a prova di un pigro, a prova di un idiota, e se butti via tempo, orologio e calendario non li devi guardare, perché il metodo DCS non ruba il tuo tempo, 0 secondi, 0, non ti impegna, non ti stressa, non... ed è veramente unico, testato ogni santo giorno su di me e su centinaia e centinaia di persone nel mondo. Per cui, tornando al discorso di prima, funziona, ragazzi, funziona, funziona. Oltretutto l'autoipnosi, cioè l'ipnosi DCS che tu da solo, da sola fai, ti porta ad evitare il lato della manipolazione percepita, perché puoi pensare che andando fuori tu possa essere manipolato da chi ti fa ipnosi, ok? Come si dice nei film, che è una falsità, però esiste anche questo aspetto. E poi puoi usare, se vuoi, anche gli audio MP3 DCS che trovi sul sito internet www.ipnologiassociati.com, in base al tema che vuoi risolvere, perché nel sottoscritto, negli associati, anche se sono medici, psicologi e psicoterapeuti di caratura internazionale, non facciamo né diagnosi né terapia né cure, perché l'ipnosi sono delle parole complementari che tu associ e nessuno ti obbliga a abbandonare o sostituire le medicine. Devi sempre andare dal tuo medico, lo specialista della tua salute, della tua zona, che ti trovi a Parigi, Los Angeles, Beverly Hills, Canicattì, Milano, Roma, Madrid, Francoforte, chi più ne ha più ne metta, per chiedere cosa fare. Sono loro i tuoi responsabili, ok? Questo è fondamentale.
perché dai a Cesare quel che è di Cesare e da Dio quel che è di Dio. Però ti posso garantire che se tu scarichi l'audio MP3, se tu vedi il tuo caro te stesso e che tristezza ti scarichi non depressione, se invece vedi che ansia o panico ti scarichi non panico, se è passato negativo perché rimugina o rimugina sempre il passato negativo ti scarichi non passato negativo. Se tu vedi la tua partner o il tuo partner che ha gelosia assurda, asfissianti, scarichi no gelosia. Se tu pensi di avere allergie, asma, ti scarichi mai più asma, mai più allergie e compagnia bella e via discorrendo. Perché mente e corpo, se non lo sai, te lo dice il sottoscritto, sono un'unica cosa. Per cui ti scarichi, segui le istruzioni molto facili, online, tutto online, senza dare conto a nessuno, nella completa privacy. Se ti vergogni ad andare presso uno studio, un ufficio, perché hai paura che un conoscente, un amico, un parente ti possano vedere e possano pensare male, perché si usa anche questo qui, non soltanto in Italia ma nel mondo, che vedendoti in uno studio di qualche guru magari pensino, ah non sto bene, e quindi faccelo già 1+1=4. E allora tu puoi fare tutto online. Poi ci sono degli audio MP3 personalizzati in base alla persona, che sono a numero chiuso, diciamo, e poi delle sessioni online che al momento sono sospese di ipnosi di cesso con il sottoscritto perché ho molti impegni. Però ti posso garantire che centinaia e centinaia e centinaia di persone, adulti, bambini, anziani, bambini, adulti, anziani nel mondo hanno risolto il loro problema anche con un solo audio MP3 di CS. Che se rifletti ai benefici che ti dà, ai miglioramenti esponenziali anche fino al 100%, tu risparmi un botto di soldi in felicità o in infelicità, chiamala come vuoi. Per cui credi in te stessa, in te stesso, fidati che funziona. E finché sono su questa terra, finché respiro, finché cammino, finché parlo, finché posso, sia per te che per i miei posteri, per la gente di buona volontà, la mia mission è quella di dire: esiste l'ipnosi vera e professionale. Lascia stare tutto il resto, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da striscia la notizia, l'ipnosi paura, l'ipnosi shock, l'ipnosi che non serve a nulla. Tu devi utilizzare l'ipnosi vera e professionale che lavora per temi, obiettivi e per risultati, senza ma e senza se. Ti prego, fammi tutte le domande del caso, condividi ciò che ti dico, perché può essere veramente la molla, il quid che cambia la vita a chi vede, ascolta il sottoscritto, come è successo a me. Quindi se tu diffidi, non ti fidi, hai paura, ricordati che anche il sottoscritto sentiva queste sensazioni tanti e tanti anni fa, poi finalmente scattata la famosa molla da un libricino di PNL piccolino, programmazione neurolinguistica, e poi ho iniziato, figlio di mamma mezza suora mancata, a fare il viaggio del salmone 20 anni fa alla fonte, alla mamma delle mamme, sono arrivato all'ipnosi vera e professionale, che è l'ipnosi DCS, che nasce direttamente da Los Angeles Beverly Hills, due grandi dell'ipnosi vera e professionale, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, che trovi anche su internet, che facevano e che fa casi impossibili a Los Angeles Beverly Hills, dalla paralisi all'autismo all'epilessia a tutto di più. E io posso definirmi l'ultimo dei moicani, ok? Almeno in Occidente. Loro sono molto conosciuti in America Latina, Los Angeles, a Hollywood stessa, presso molte star hollywoodiane. È veramente un metodo unico, unico al mondo. Lo dice il sottoscritto, che è passato da Milton Erickson, Brian Weiss, Dave Hellman. Ho fatto tantissimi corsi, ma quando sono arrivato qua la mia mente si è stravolta. Ho detto wow, dove ero stato fino a quel momento? E lì ho collegato tutto e tutti e ho capito ciò che neanche gli esperti nel mondo dell'ipnosi conoscono. Di fatto non lo conoscono, perché ricordo che l'ipnosi è scienza, ma prima di tutto è arte, e tutti sanno dipingere ma non tutti sono artisti. Quindi fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino,
visita e iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita, come è successo a me nel 2008 ad oggi. E seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS il dottor Claudio Saracino. E ricordati, conclusione delle conclusioni: attento a ciò che dici e a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. Sai chi lo diceva? San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C., eppure non conosceva nulla di ipnosi, non aveva fatto nessun corso di ipnosi, era soltanto il famoso, grandissimo San Francesco d'Assisi. Quindi, pauca intelligentibus, poche parole alle persone intelligenti come te. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima.